Ciao e benvenuta in questo nuovo episodio di My Vampire Love. La storia sta diventando super coinvolgente perché dobbiamo prendere una decisione molto difficile, cioè se diventare vampire oppure no. Cosa decideremo alla fine? Secondo me la risposta è sì, ma ovviamente non vedo l'ora di scoprirne di più, quindi cominciamo subito. Siedo sul bordo del letto, con la schiena appoggiata alla parete. Per la prima volta da quando sono arrivata, esamino la stanza con attenzione. È secondo me molto carina comunque come stanza. Il letto è grande e comodo. Una luce soffusa filtra dalla finestra aperta. I mobili di legno sono semplici, ma eleganti. Le parole di Cassandra continuano a risuonare nella mia testa. Non importa da che punto esamini la questione, mi sembra estrema. Se solo non fosse così cocciuta. Che testa non ho però. Diciamo che testarda. Ora capisco da dove deriva il carattere di Sara. Sono una più testarda dell'altra. E non per questo sono nonna e nipote. Qualcuno bussa alla porta, interrompendo i miei pensieri. Si apre e la testa di Sara fa capolino. Posso entrare? E certo. Annuisco e Sara mi sorride timidamente. Si aggira per la stanza prima di decidere di sedersi sul letto accanto a me. Mi dispiace, la nonna non ha mezze misure quando si tratta di argomenti sensibili. Ti assicuro che le sue intenzioni sono le migliori possibili. Sospiro. Credo che pensi di agire nel modo migliore per il mio interesse, ma è questo il problema. Pensa di farlo. E io sono stanca che nessuno prenda in considerazione le mie opinioni. Sono completamente onesta. Ci ho pensato e ho raggiunto una conclusione. Non ho davvero una scelta. Gli ingranaggi sono già in movimento. Scusa, non ti seguo. L'unica cosa che posso fare è prepararmi a rinunciare alla mia vita da umana. Che altra scelta ho? Elena. Mi dispiace, Sara. Non ho niente contro di te. Ma quando è troppo, è troppo. Sara mi stringe le mani fra le sue. E se ti dicessi che ho la soluzione perfetta per farti sentire meglio? Tipo? Hai comprato altro gelato? Non penso che troverò le mie risposte sul fondo della vaschetta. Sara lascia andare le mie mani e scoppia a ridere. Fa un cenno verso la finestra. La guardo confusa. Cioè? Ci vuole fare scappare? Mi stai dicendo di scappare dalla finestra, appunto. Certo che no, non essere sciocca. Mi sono permessa di organizzare un incontro segreto con il tuo caro Drogo. A dirla tutta, presto sarà qui, non ci sto credendo. Sara, ti amo. Veramente. Felicissima, mi getto tra le sue braccia. Niente potrebbe rendermi più felice. No, non me l'aspettavo questo gesto. Che dimostrazione di amicizia, assolutamente, è stata fantastica. Grazie davvero, Sara, sono davvero toccata dal gesto. Non c'è di che, è solo il mio modo di sostenerti. Che bel modo. Sono fortunata ad averti come amica e non sono sicura di meritarmelo. Sara si libera dal mio abbraccio e mi sorride. C'è una strana scintilla nei suoi occhi. Non voglio rovinarti la festa, ma... Oddio. Ci sono delle regole. No. Annuisce lievemente e si fa più seria. Del tipo? Ho organizzato questo incontro perché tu possa chiedergli come si vive da vampiri. Ah, ok. Nicolè sarebbe stato troppo pesante e Peter troppo pessimista. Drogo, invece, era la scelta perfetta. Ok, va bene, ho capito. Non vi state incontrando per farvi le coccole? Quello è ovvio che le faremo, eh. Mi passo una mano tra i capelli e non riesco a trattenere un sorriso. Non dimenticare, avete poco tempo. Gli effetti non dureranno per sempre. Quali effetti? Di che cosa sto parlando? Di cosa? Appunto, la seconda, di cosa stai parlando, Sara? Sara, spiegati meglio. Sara incrocia le braccia con aria trionfante. Oddio, che ha fatto? Non ho fatto molto. Potrei aver versato per errore un sonnifero nel tè di mia nonna, ma stai scherzando? Ma veramente?
No, vabbè, io sono sconvolta, non ci credo. Signorina Osborne, hai drogato tua nonna? Si potrebbe dire che l'ho aiutata a riposare. E vabbè, diciamo così. Ridiamo. Non avrei mai pensato che potesse essere così perfida nei confronti di sua nonna. L'adoro ancora di più adesso. E se l'effetto... Diciamo la prima, e se Cassandra se ne accorge? Mi sento male al pensiero di quello che sarà fatto perché io possa parlare con Drogo, ma le sono grata, è una vera amica. Tua nonna è molto intelligente, temo che si accorgerà che hai drogato il suo tè. Non voglio che tu passi dei guai. Sarà troppo tardi. Quando si sveglierà, tu avrai avuto le tue risposte. Anche se decidesse di punirmi, non me ne pentirei. I miei occhi si riempiono di lacrime. Sono sopraffatta dalla sua dedizione nei miei confronti. Questo non è il momento di piangere. Arriverà presto. Scaccio via le lacrime e le sorrido. Beh, non sono certa che Drogo sarà oggettivo. Dopotutto, chi può dire cosa passa per la testa di un vampiro innamorato? Tuttavia, so che ha a cuore il tuo benessere e che risponderà seriamente alle tue domande. Sono sorpresa. Sembra che Sara stia dando credito a Drogo. Conoscendola è abbastanza strano. Devo essermi persa una puntata. Da quando pensi che Drogo possa aiutarmi a vedere le cose con chiarezza? È sorprendente, visto come lo odiavi prima. Non ho iniziato a fidarmi di lui. Ma ho accettato il fatto che quella sanguisuga è davvero innamorata di te. Ah, ok, la forza dell'amore. Inoltre, ho un debito con Drogo. È tempo che lo saldi. Quando ti ha salvato al pub, vero? Un debito? Per cosa? Una sera eravamo al pub e la situazione è sfuggita di mano. Drogo è intervenuto prima che due tizi molto ubriachi ci infastidissero. Lo sapevo che si riferiva a questo. Ah! Mi ricordo. Anch'io. È droga, immagino. Sì, ciao amore! Mi volto e vedo il mio ragazzo appoggiato sul davanzale della finestra. Mi sorride dolcemente. Mi avvicino a lui come in preda a una trance. Una splendida e meravigliosa visione davanti ai miei occhi. Sento a malapena Sara chiudere la porta della stanza e proseguire lungo il corridoio per vegliare sul sonno di Cassandra. Ci ha lasciati da soli, brava. Il cuore mi batte all'impazzata. Non posso evitarlo. Non appena vedo Drogo, i miei sensi esplodono. E chissà come mai. Affondo nel suo sguardo ipnotico e mi sento letteralmente sciogliere. Perché ha questo effetto su di me? Perché è un figo da paura, forse. Perché un fa... No, no, perché sono innamorata la seconda. È amore questo. Dicono che l'amore renda ciechi, ma io sono convinta che consenta di vedere oltre le apparenze passate e sbirciare nell'anima di chi amiamo. Sono felice di vederti. Perché non entri? Perché mi sa che non può. La tua amica me lo ha sconsigliato. La casa è sotto un incantesimo di protezione. Se tentassi di entrare rischierei di perdere qualche dito. Ma addirittura, ma che incantesimo c'è sulla casa? Di solito non sono obbediente, ma questa volta credo che seguirò le sue indicazioni. C'è la scena segreta! Adesso, così, subito! Grande. Questa scena mi ricorda qualcosa. Oh, che bella! Mamma mia! Com'è carina questa illustrazione! Oddio, adorabile! La trovo meravigliosa, mi strapiace. Super romantica, così loro due che si guardano. Un déjà vu con qualche altra innamorata? Certo che no, sciocchino! La scena del balcone di Romeo e Giulietta! E anch'io pensavo a quella! Roma di... No, io adoro Shakespeare, cioè il romanticismo per antonomasia. La storia di Romeo e Giulietta mi è stranamente vicina. Due giovani amanti separati dai conflitti tra le loro famiglie. Mi sa che i creatori del gioco si sono ispirati un po' a questa storia. In un certo senso mi ricorda noi. Che cosa c'era nel tuo caffè stamattina? Non lo so. Amore, dammi tu la forza.
E la forza mi porgerà aiuto. Oh mio Dio, stanno recitando il... No, vabbè. Quindi l'hai letto? Cosa? Pensavi che Peter fosse l'unico Bertoli con una passione per i classici della letteratura? No, mamma mia. Sorrido alla sua espressione imbronciata. Bello e intelligente. Beh, spero che noi non faremo la stessa fine di quei due. Speriamo di no. Che sfiga sarebbe. Il sorriso mi si gela sulle labbra. All'improvviso, la preoccupazione mi stringe lo stomaco. Corri dei rischi a venire qui. Ok, c'è finita l'illustrazione, è durata 2 secondi. Non sono mai davvero andato via. Stavo vagando qui intorno quando la tua amica mi ha scritto. Ah, ma quindi lui stava qui, non se n'era andato. Oddio, ma c'è il tuo numero, Sara, infatti. Da quando? Quando ve lo siete scambiato il numero? Non sapevo che foste così intimi. Ora vi scrivete? Percepisco della gelosia. No, solo un'osservazione. Drogo scoppia a ridere e mi mette una mano dietro al collo per tirarmi verso di sé. Sento il suo respiro sulla bocca prima che le nostre labbra si incontrino. Mi godo appieno il momento, appoggiandomi contro di lui per prolungare il piacere. Drogo si ritrae e mi mette un dito sulle labbra. Dobbiamo parlare. Eh sì, lo so. Sono insaziabile. Quello può aspettare. Spingo via la sua mano e lo guardo fisso negli occhi. Ogni cellula del mio corpo desidera una connessione più profonda. Un bacio non basta. E quindi? Drogo, per favore, cerca di capire. Un tempo per ogni cosa. Sospiro, chiudo gli occhi e raccolgo i pensieri. Drogo è qui solamente per schiarirmi le idee su cosa voglia dire vivere da vampiro, non per fare altro, quindi dobbiamo darci una regolata. Ho così tante domande, non saprei da dove iniziare. Drogo si sistema sul davanzale e mi invita a fare altrettanto. Sedendomi accanto a lui cerco di tenere sotto controllo le mie emozioni, e non è facile. Qualsiasi domanda tu abbia, farò del mio meglio per rispondere nel modo più onesto possibile. Puoi contare su di me. Annuisco e decido di andare dritta al sodo. Una domanda in particolare mi occupa la mente da settimane. Chiediamola prima, se la trasformazione è stata dolorosa, questa cosa un po' mi preoccupa. Drogo alza le spalle e scuote la testa. È un no? Non si tratta di dolore fisico. E di cosa quindi? Più che altro, è quello che ha portato alla trasformazione, che... Vuoi davvero parlarne? Direi di sì, se devo diventare un vampiro, dimmi tutto, no? Non intendo aprire vecchie ferite, è solo che mi sembra importante saperlo. Mi aiuterebbe a valutare al meglio la situazione. Drogo intreccia le dita alle mie e mi stringe la mano. Dopo qualche secondo di silenzio prosegue. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, lontana... Che cosa ci sta raccontando? Scoppio a ridere e gli tiro una gomitata. Sembra che il mio ragazzo e la mia migliore amica abbiano gli stessi gusti in fatto di film. Drogo si schiarisce la gola e sorride timidamente prima di continuare. Ero giovane e sciocco. Vivevo con mia madre in un quartiere povero di Berlino Est. Più che vivere, sopravvivevamo. Mia madre. Non so, era tedesco, Drogo? Berlino, veramente? Oddio, ci sta raccontando la storia della sua vita. No, questa cosa è troppo interessante. Finalmente scopriamo un po' di più su di lui e sul suo passato, di quando era umano. Drogo abbassa la testa e le sue spalle si incurvano, come sotto il colpo di un peso del passato. E mi sa che è un passato molto brutto. Intervengo gentilmente. So bene come le ombre del passato possano tormentare anche le anime più forti, e non posso vedere Drogo in questo stato. Tua madre? Come si chiamava? Il suono della mia voce lo scuote, sembra che fosse perso nei suoi ricordi.
Lucia, Lucia Wedman, era una donna bellissima. Lei sacrificava la sua dignità ogni giorno per pagare le bollette. Oh, ok. Quindi la mamma di Drogo si prostituiva. In questo momento capisco che forse non avrei dovuto insistere così tanto. Il senso di colpa mi corrode come un acido. E forse era meglio se stavamo zitte. Ero a capo di una piccola banda di criminali. Passavamo il tempo commettendo reati di poco conto. Eravamo il terrore del vicinato. Ok. Pensavo di essere forte, ma era solo un'illusione. Incontrai qualcuno di più forte di me. Dopodiché, niente è più stato lo stesso. Trattengo il fiato, sapendo che la parte successiva della storia sarà difficile da ascoltare. Oddio. Quella notte incontrai Victor. Diciamo che si accorse di me. La mia audacia e il mio coraggio lo colpirono. Non ti sei... Che vuol dire? Scusa, mi sono persa. Victor ti ha notato e poi ti ha trasformato. Agisce in questo modo. Sceglie persone che trova interessanti, che hanno un valore. Da come ne parli, sembra che Victor vada in giro a trasformare le persone per sfruttarne le forze per i suoi scopi. Ma infatti mi sa che è proprio così. Esattamente, è un egoista che si diverte a beffare la morte per creare un'armata di scagnozzi leali. Com'è arrivato a te? Un brutto ceffo aveva dato problemi a mia madre. Lo andai a cercare con i miei amici per dargli una lezione, ma la situazione ci sfuggì di mano. Il tizio e i suoi amici erano armati fino ai denti. Ci massacrarono, uccidendo tutti i miei amici. Victor era là a godersi lo spettacolo. Pure! Mi abbandonarono in un vicolo lurido, dandomi per morto. Ero in fin di vita quando Victor mi trovò. E quindi hai deciso di trasformarti. Deglutisco, immaginando con chiarezza l'atroce scena. Mi passo sul volto una mano tremante, sperando di mantenere il contegno. Stai bene, cosina? Eh no, sono leggermente sconvolta. Annuisco leggermente. Drogo mi cinge le spalle con una mano e mi trascina verso di sé. Appoggio la testa sul suo petto. Vai avanti. Se proprio vuoi. Victor si inginocchiò al mio fianco. Non dimenticherò mai il suo sguardo. Ai suoi occhi ero patetico. Eppure ti ha salvato la vita, forse l'ha fatto per pietà. Oddio, Victor che prova pietà, no. La prima? Eppure ti ha salvato la vita? No, Elena. Victor non salva nessuno. Questa trasformazione non è un dono, è una maledizione. Eh sì, vero? Questa maledizione ci ha fatto incontrare. Una maledizione che ti ha permesso di sopravvivere e incontrarmi. Ecco appunto. So già le battute io. Sì, ma a quale prezzo? La mia vita non era semplice, ma era mia. Credo che tu possa capirlo. Quindi, cosa ci stai dicendo? Che non dobbiamo diventare vampiri? Annuisco. Certo, capisco. Il pensiero di rinunciare alla mia vita mi terrorizza. Immagino che ti abbia morso. No, prima mi ha offerto un patto. Un patto? Di che tipo? Se gli avessi giurato fedeltà, mi avrebbe offerto immortalità e potere. Se avessi rifiutato, mi avrebbe lasciato morire come un cane. Bella alternativa che ti ha dato. Promise di tenere mia madre al sicuro, a condizione che non avessi mai più provato a contattarla. Stringo i pugni per nascondere la frustrazione. Ovviamente non aveva scelta, stava morendo. Che altro avrebbe potuto fare? Victor mi promise cose magnifiche, sicuro che avrei obbedito. Io non avevo mai avuto un padrone, e non ne avrei accettato uno in punto di morte. Alzo la testa e incontro il suo sguardo. Nei suoi occhi c'è uno strano bagliore. Ma quindi... Drogo non ha ceduto, Victor ha preso lo... Oddio, la seconda? Victor ha preso la decisione per lui? Ha forzato la tua mano!
Nonostante la sua forza di volontà e il suo orgoglio, è stato Victor a decidere. Drogo non ha potuto farci nulla. Ah, ma quindi Drogo si sarebbe lasciato morire? Anche se sono felice che abbia resistito, mi dispiace per lui. Victor lo ha privato della possibilità di morire con dignità. È complicato. Diciamo che non avevo scelta. Il mio destino era stato deciso prima che me ne accorgessi. Victor mi morse. Mi sentii morire. La sensazione è indescrivibile. Poi mi porse il suo polso e mi ordinò di bere il suo sangue. Oddio, troppo dei Vampire Diaries, ok? Quello fu il primo momento in cui avvertì quella forza invisibile, la sete di sangue. Lo morsi, segnando il mio destino. Drogo china la testa, vergognandosi. È difficile pensare che abbia trovato l'immortalità in un vicolo buio, ma nulla di questo cambia i miei sentimenti per lui. Voglio provarglielo. Appoggio le mani sulle sue guance, sollevandogli il mento. Asciugo in silenzio una lacrima salata, le mie labbra accarezzano le sue. Drogo sembra bloccato, in guerra con se stesso. Mordo il suo labbro inferiore. E rabbrividisce. Con un piccolo sospiro rassegnato, chiude lentamente gli occhi. So chiudere labbra e finalmente mi bacia. Le nostre lingue si incontrano e danno inizio ad una danza furiosa, dandomi dei brividi di piacere. È un momento magico. Siamo nella nostra bolla, in cui non importa nient'altro. Dimentico la gravità della situazione e le mie preoccupazioni. Siamo tutto il nostro mondo. Grazie per avermi raccontato del tuo passato, Drogo. Grazie per aver ascoltato. Inizialmente non volevo, ma ora mi sento come se mi fossi tolto un peso dal petto. Gli sorrido, lieta di aver avuto questa conversazione sul suo passato. Penso che Drogo avesse bisogno di parlarne e io avevo bisogno di ascoltarlo. Ora vorrei parlare della questione principale. Sei ancora dell'idea? Per Per te sempre. E ok, allora io mi fermo qui con questo episodio che è stato wow. Continueremo ovviamente la prossima volta e non vedo l'ora di andare avanti perché si sta facendo davvero interessante la cosa e mi sa tanto che presto o tardi noi diventeremo delle vampire e sono troppo curiosa di vedere come avverrà il tutto, la trasformazione e come ci comporteremo noi da vampire, soprattutto non vedo l'ora che arrivi quel momento. Ok? Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate voi giù nei commenti. Se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un like. Se non siete iscritti vi invito a farlo così non vi perderete i prossimi video e noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!